Quest'anno era qualcosa di pazzesco. Davanti, perché dietro è bianco. Ma voi siete la come seduto, da questa parte bianca perché c'è la gamba messa così. Ma voi siete la filosofia. Anch'io poche parole, perché la situazione è quella che è, la pioggia ci ha rovinato, diciamo, l'inaugurazione, anche se, cioè, come per i matrimoni si può dire festa bagnata, festa fortunata, l'auspicio è che comunque vada benissimo. E dirò soltanto due cose, però alle quali io tengo e credo che sia utile. La prima. Non perché siamo all'Abaro, perché c'è Gaetano che considero come un fratello, ma se tutte le sezioni in Italia del nostro partito fossero come quella di L'Abaro, io mi potrei riposare un po', perché è una straordinaria sezione di lotta, di lavoro e di militanza. Militanza, uso volutamente questo termine antico che non si usa più, e cioè la capacità di essere dentro al popolo, che è quello che ci ha raccontato adesso Gaetano per quanto riguarda il tema di questi 120 alberi, che sono l'ultima delle vicende, la disponibilità a dare una mano quando si tratta di aiutare anche per compilare un modulo difficile da fare di una persona che non è in grado di farlo, la sezione aperta, la battaglia contro la discarica, appunto, si fa per dire, del ventesimo municipio, e cioè essere dentro ai processi, guidare le lotte, che è quello che la sinistra, ahimè, ha sempre fatto di meno nel corso degli ultimi 10 decenni. E a furia di non fare le lotte, la sinistra si è perduta. E si è perduta perché ha perso la sua caratteristica, quella per cui è nata. Se noi vogliamo cambiare le cose, dobbiamo avere la volontà, come diceva Gaetano, di non dare per scontato che è tutto già definito, che è tutto già deciso. Vedete, bisogna sconfiggere una frase. La frase è non si può fare, che è il fatalismo, la rassegnazione, non si può fare, è già chiusa, la partita è già persa. E no, non è così. Si può fare. Si può fare se c'è la capacità, la voglia e il coraggio anche di andare controcorrente. L'opinione comune sostiene, facciamo un esempio, beh, Monti, meno male che c'è Monti, perché comunque c'era lo spread che era arrivato a certi livelli, la crisi economica, meno male che è arrivato Monti, perché c'è un'idea complessiva che è veicolata dalle televisioni, dai giornali, dal senso comune. Beh, noi che siamo contro questo governo dobbiamo avere il coraggio di dire, di far capire che non è affatto vero, perché la situazione economica italiana è esattamente uguale, se non peggiorata, a prima di che arrivasse Monti. La disoccupazione giovanile è aumentata, sono i dati dell'Istat, la crisi industriale è aumentata e non si vede da nessuna parte la possibilità di uscire. Guardate, la nostra posizione è difficile, perché noi siamo esclusi, cari cittadini, assolutamente questo termine, non solo compagni, noi che la pensiamo in un certo modo, siamo esclusi da tutti gli organi di informazione. A noi è rimasta la nostra voce e la vostra voce per parlare, per spiegare, per raccontare, per dire che le cose non vanno bene, per dire che è ripresa l'emigrazione in Italia, una cosa che io mi ricordo da ragazzo, ma che era scomparsa per 40 anni. I nostri giovani se ne stanno andando dall'Italia, perché non hanno futuro, e se ne stanno andando non più come accadeva negli anni 50 o negli anni 60, le braccia nelle miniere belghe o nelle fabbriche di acciaierie tedesche, se ne stanno andando le intelligenze, se ne vanno i diplomati e i laureati che non hanno speranza, che appunto non vedono il proprio futuro garantito. Allora raccontare queste cose e dire che bisogna cambiare è fondamentale. Nel silenzio generale è difficile. Vedete, anche parlando con i lavoratori in perfetta buona fede, è difficile spiegargli le cose. E allora noi dobbiamo tramutare ogni occasione, compresa questa festa, per spiegare, per stare
per stare a raccontare la verità di quello che accade. Stanno riaprendo le scuole e le università. Volete un esempio? Io insegno. Io quest'anno farò lezioni in una tenda alla Sapienza di Roma. Non ci sono le aule. In una tenda che stanno montando nel prato davanti alla Sapienza. Ma ci rendiamo conto? Quando i paesi più civili, quelli più progrediti, investono nella cultura, nei saperi, nella scuola e nell'università, che sono il futuro dei nostri giovani, perché se diventano più bravi, beh, noi, il governo cosiddetto dei professori, sta tagliando ulteriormente su scuole e università, che è uno scandalo clamoroso. E allora noi dobbiamo, come dicevo, la prima cosa, raccontare quello che sta succedendo, non essere omogenei a questo pensiero unico che ci sta massacrando e che ci massacrerà sempre di più. Perché la seconda cosa è che l'anno prossimo si vota, l'anno prossimo ci sono le elezioni politiche per il prossimo Parlamento e ci sono anche le comunali di Roma, della capitale d'Italia, si vota. Noi dobbiamo essere in grado di portare, di riportare nel Parlamento nazionale, nel Consiglio comunale, nei municipi, in tutte le istanze rappresentative, la voce di chi non si è arreso, la voce di chi non scatta sull'attenti quando i poteri forti danno gli ordini, perché altrimenti lì, in quelle istanze rappresentative, dal Parlamento nazionale al Consiglio comunale, ci saranno soltanto quelli un po' più per bene, un po' meno per bene, che però rispondono alla Banca Centrale Europea, ai grandi poteri finanziari, e non gli frega niente della condizione di vita di decine di milioni di persone. Io vengo dalla terra più sfigata d'Italia, dalla Sardegna, e per l'esattezza dalla zona più sfigata, e cioè l'Iglesiente, quello dove c'è l'Alcoa, dove ci sono le miniere, è chiuso tutto. Nella indifferenza, i poveri lavoratori per farsi sentire o devono calarsi a 400 metri di profondità o devono salire a 70 metri d'altezza sulle ciminiere. Ma è un paese civile questo? Ma è un paese nel quale noi possiamo pensare di allevare i nostri figli, di dargli una prospettiva? È una vergogna. E allora poter far sentire in quelle istanze rappresentative la nostra voce, portare un pensiero critico, che non vuole essere un pensiero estremista, un pensiero di chi dice sempre di no, vogliamo però confrontarci con le nostre idee, anche con gli altri, in una logica unitaria. Noi siamo i più unitari di tutti a sinistra e ci viene riconosciuto, ma viva Dio, unitari non significa subalterno. Noi vogliamo andare all'unità con le forze democratiche, con la sinistra, con i compagni e le compagne di Rifondazione, con un nostro profilo, con delle nostre idee, quelle che sommariamente, per quanto riguarda il territorio di Labaro, adesso illustrato appunto Gaetano. E io credo che inaugurare questa festa, come stiamo facendo, all'insegna di una lotta di popolo che va al di là dei comunisti. I comunisti non hanno mai fatto lotte dei comunisti, hanno guidato le lotte del popolo, e in questo modo hanno conquistato i consensi, hanno spostato chi non era comunista ed è diventato comunista. Bene, tutto questo lo facciamo inaugurando questa festa, che è un'altra grande occasione di rapporto con il territorio e con i cittadini, in una sezione, ripeto, straordinariamente attiva e positiva. E se posso, io vorrei chiudere davvero con grande commozione, perché era una mia compagna, ma anche una mia grandissima amica. Anche questa festa io credo che vada intitolata con enorme affetto a una compagna che non c'è più, ma che comunque rimane sempre nei nostri cuori, all'incontro. Grazie.